quando sbagli un tempo come l'abbiamo fatto all'andata è molto difficile ribaltarli. Che cosa si doveva e si poteva fare di più? Si doveva fare questo qua di cui mettevano un po' di paura e non l'abbiamo fatto. Mi dispiace perché abbiamo avuto le occasioni e non le abbiamo messo dentro, e loro sull'unico tiro del primo tempo penso hanno fatto questa punizione, e quello che mi dispiace, sapevamo che dovevamo fare 4 gol per andare avanti, non abbiamo mollato. Però ci dispiace che abbiamo anche perso questa partita. Capito, prima siamo compagni, si vedeva delusione. Adesso più grande il dispiacere per l'eliminazione oppure un po' la rabbia di non aver visto il miglior Napoli? Penso tutti e due, sappiamo che a questo livello non si può sbagliare niente, soprattutto per noi. Quando sbagli tanto come l'abbiamo fatto è difficile vincere con tre squadre forti come l'Arsenal. È un peccato, penso che dovevamo tutti andare avanti, non l'abbiamo fatto, ora abbiamo la partita e dobbiamo crescere ancora, ci mancano poche cose perché penso che non siamo tanto lontano da una squadra come l'Arsenal, penso che dovevamo mettere in difficoltà un po' di più, è un peccato che non l'abbiamo fatto. Un Napoli vista questo gesto era diverso dall'Arsenal, cosa è cambiato questo mese? Lo dite voi, io penso che ogni momento è differente, quindi contro l'Arsenal ci è mancato questo primo tempo all'andata, poi abbiamo avuto questo atteggiamento che era meglio su questa partita del ritorno, ma ci è mancato questi gol e quella cattiveria per mettere la palla dentro e anche rimanere la porta a zero era molto importante, oggi non l'abbiamo fatto e quello è peccato. Hai grande sensibilità e lo sconto io, sei uno che ha spesso la personalità, la sensazione cosa hai detto? È uscito tra i fischi evidentemente dispiaciuto. Ma io già sul campo quando sentivo i fischi ero un po' dispiaciuto, un po' arrabbiato perché Lorenzo per me è diciamo l'immagine del Napoli, un giocatore, quando parliamo del Napoli parliamo di Insigne perché è un nato qua che ha sempre difeso le cose della sua città e lo fa molto bene, quindi lui vuole vincere come tutti i tifosi di qua e ancora penso ancora di più, e quando lo fischiamo così lo so che è molto molto difficile perché lui è anche un giocatore che ha bisogno di fiducia, dell'amore della sua città, dei suoi compagni, e con noi ce l'ha, però penso che così non devono dimenticare che lui è un giocatore che è molto importante per noi, il nostro capitano, quindi penso che deve cambiare questa situazione molto, molto rapidamente perché lui ha bisogno di molta fiducia e è un giocatore molto importante per noi. A fine partita c'era tuo figlio che correva con un pallone negli spogliatoi, verso gli spogliatoi. E questa è l'immagine, bisogna ricominciare a correre dopo le scossucce. Cosa dirà tuo figlio stasera? No, è venuto in spogliatoio. Era un po' dispiaciuto anche, ma non male che sta qua. So che lui voleva vedere lo stadio esplodere, peccato che non è successo oggi e spero che succederà tra poco.